Risanare un'ASL indebitata come quella di Salerno sembrava una missione impossibile, non per un ufficiale dei carabinieri determinato come Maurizio Bortoletti. Ci è riuscito, il suo lavoro è ora un caso da manuale. Ha risanato l'azienda sanitaria salernitana in poco meno di 2 anni e che perdeva 20 milioni di euro al mese. Il caso Salerno è stato raccontato ieri sera nel corso di una puntata di Porta a Porta dedicata alla sanità italiana. Bortoletti lo racconta ad un Bruno Vespa incredulo. Buonasera a tutti. Allora, il colonnello Maurizio Bortoletti, come vedete, è un colonnello dei carabinieri, è stato per 16 mesi, dal marzo del 2011 a luglio del 2012, commissario straordinario della ASL di Salerno. A me hanno dato questi dati che, devo dire, me li confermi perché stenterei a crederci. Parlano da soli, eh? L'ASL di Salerno perdeva 500 euro al minuto, 740 euro al giorno, 20 1.000 euro. mili 740.000 euro al giorno, 20 milioni al mese, 250 milioni all'anno dal 2009. Poi è arrivato il colonnello e ha chiuso il primo semestre di gestione sul finire 2011 con un attivo di 11 milioni. Beh, la situazione era quella che ha descritto, ma non era solamente i numeri, esprimono solamente una piccola parte di questo problema. A dire la verità, perché c'erano delle disfunzionalità amministrative e organizzative di rilevanza enorme. Fatto, scusi. Ma abbiamo fatto grazie al personale che ho trovato, che alla Ma fine era mi lo ha dato stesso di prima, però. fiducia. Lo stesso di prima, però il personale era sano e c'erano tantissimi dipendenti per bene che aspettavano solamente un'occasione per essere guidati, un'occasione per avere una prua, una direzione chiara, avere anche un punto di riferimento saldo. C'era una linea con il presidente Caldoro e con il subcommissario Morlacco molto forte, molto decisa, molto chiara. Quindi abbiamo abbattuto praticamente il costo del debito, che per questa azienda di dimensioni enormi valeva 70 milioni di euro all'anno. Non abbiamo tagliato nulla, non abbiamo chiuso nulla, perché era ingiusto, e questo è stato l'accordo del presidente Caldoro, togliere qualcosa ancora ai cittadini salernitani, fin tanto che non eravamo sicuri di avere in mano i conti. In studio anche il governatore della Campania, Stefano Caldoro, che oltre a Bortoletti aveva nominato un altro carabiniere alla guida dell'ASL Napoli 1. È stata una stagione straordinaria, ringrazio, e allora si è pensato: ma perché l'arma dei carabinieri, no? Nelle ASL? È la mentalità in molti casi bisogna decidere cosa vuoi fare, qual è la missione che devi dare, devi sapere chi la sa fare. Questo è stato l'obiettivo che abbiamo raggiunto in queste due grandi criticità per la Regione Campania. Poi queste due ASL sono l'80% della spesa sanitaria della Regione, quindi diciamo erano le ASL più esposte. E per il neo ministro alla sanità, Beatrice Lorenzin, quello di Bortoletti è un lavoro che non va disperso. Io stasera, invece di essere compiaciuto, sono sgomento. Perché, no, veramente, perché l'idea che basti una persona, sia pure di livello molto elevato, a in pochi mesi a scoprire e a sanare un disavanzo annuale di 250 milioni di euro, mentre certe volte credo che lei se ne sarà accorta, in Consiglio dei Ministri si fanno delle battaglie selvagge per Per poche decine di 5. milioni, cioè è una roba che io dico, ma in quale paese Lo viviamo? sa qual Ma è un esempio non è ripetibile. straordinario? Scusi, lei adesso si occupa delle scuole, no? Sì. Dei carabinieri, con tutto il rispetto Ma per noi le lo mettiamo scuole, sul mercato, ma guardi, il ministro ci ha già pensato.